Insomma, parliamo di un nuovo album in uscita il 17 di marzo, si chiama Galaxy Portrait e noi ne parliamo con Francesco Lomagistro. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, buongiorno. Francesco, innanzitutto siete un trio, ci vuoi presentare il tuo trio? Sì, sì, assolutamente. Sono Enzo Messina e Camillo Pace. Camillo, con Camillo, insomma, siamo già compagni di merenda di tanti, insomma, progetti musicali. Ed Enzo è un musicista, tra l'altro, milanese che ora si è trasferito dalle nostre parti e avviene un po' il contrario di quello che avveniva un tempo e siamo felicissimi perché da subito si è creata una sinergia musicale ed umana, siamo molto bene insieme e anni fa ci venne questa idea, come avviene spesso ai musicisti, di incontrarsi e suonare un po' insieme. Da lì insomma, è nata questo è chiamato da subito questo feeling che ci ha portato appunto a decidere di mettere su qualcosa insieme. E qui viene fuori, insomma, Galaxy Portrait, che tra l'altro è un disco che mi preme raccontare un minimo, cioè certo. come è nato, cioè, a mia memoria è la prima volta che registro in un ambiente, diciamo, così bucolico, perché abbiamo deciso proprio per stare lontano dal traffico, dalla città, dagli orari degli studi di registrazione, eccetera, eccetera, di allestire uno studio in piena Valle d'Itria, in una masseria, e lì abbiamo trascorso, devo dire, non tantissimi giorni, ma insomma quelli necessari per portare a casa un lavoro che poi alla fine è rimasto lì per un po' di tempo, perché sappiamo benissimo cosa è successo negli ultimi anni. Certo. Ma adesso insomma c'era così tanta voglia, riascoltandolo, ho detto dai, facciamolo uscire, e Hang Up Music, che è un'etichetta appunto pugliese, ha accolto la nostra proposta, ed ecco qui che venerdì 17, contro tutte le scaramanzie, bravo, uscirà questo nostro lavoro, sì. Francesco, dove lo troviamo? Piattaforme? Tutte le piattaforme digitali, da venerdì, poi tra l'altro noi sui social condividiamo un attimino un po' di preview e ogni tanto mettiamo anche un link dove gli ascoltatori, gli appassionati, i nostri amici possono salvare appunto il pre-save per poter avere poi la notifica e ascoltarlo gratuitamente o poterlo acquistare qualora volessero averlo nella loro libreria personale. 7 tracce per un concept album, qual è appunto il filo rosso che lega queste tracce? Ma guarda, sicuramente l'amore, la passione verso la musica afroamericana, l'improvvisazione, ma sicuramente per chi lo ascolterà denoterà anche una appartenenza insomma molto evidente alla melodia, quindi insomma una cosa che ci contraddistingue nel mondo, e è sicuramente appunto il jazz, cioè tutto ciò che gira intorno appunto a quel mondo fantastico e così tanto aperto ad ogni tipo di influenza come lo può essere oggi, insomma. Vi potremo ascoltare anche dal vivo a breve? Questo stiamo ragionando su come mettere sul concerto, perché ripeto, guarda, è sinceramente è una cosa che abbiamo fatto molti anni fa, quindi adesso riascoltato dico, cavolo, come ci è venuto di fare certe cose, che poi il bello anche di chi improvvisa e di chi insomma si lancia senza materasso, però sì, stiamo lavorando anche ai prossimi live, insomma sarete informati sui nostri canali social assolutamente.